Ceres chiama Calagi, Piemonte chiama Gambia. Un progetto di cooperazione internazionale sul campo, una pagina di vera e concreta integrazione che si scrive ogni giorno nelle valli di Lanzo, nei comuni che hanno accolto giovani immigrati africani e li hanno fatti sentire parte integrante del tessuto locale. L'associazione Morus Onlus, con il suo attivissimo presidente Marino Poma, ha fortemente voluto ed autofinanziato il progetto Ragazzi in Gambia, per formare ed informare adolescenti di Ceres e di Calagi sull'Africa e sull'Italia, sulla geografia, la storia, l'attualità, problemi e opportunità. Stiamo facendo il primo collegamento con la scuola di Calagi in Africa per un progetto che abbiamo attivato come associazione in collaborazione con la città metropolitana di Torino, con il comune di Ceres e la scuola media Leonardo Moriardo di Ceres, per poter far interagire i due mondi e gettare un ponte ideale fra l'Africa e l'Italia. Il tutor del progetto è Musa Giobe, nato a Calagi ed oggi pienamente integrato a Ceres. La prova vivente che l'accoglienza porta risultati positivi. Come amministrazione abbiamo subito aderito e appoggiato questo progetto perché lo riteniamo importantissimo non solo per il nostro istituto, per il nostro territorio, ma soprattutto per i ragazzi, perché hanno questa possibilità appunto di interagire con dei ragazzi dell'Africa. Mi auguro che questa attività possa continuare anche perché è occasione di applicare veramente la cittadinanza attiva e di applicare lo scambio, l'utilizzo di una lingua che è la lingua inglese. Oggi a Ceres, la città metropolitana di Torino, non ha voluto mancare al primo collegamento Skype tra gli studenti piemontesi e gambiani. È importante che i ragazzi dei nostri territori possano condividere con i ragazzi di un altro paese quelle che sono le opportunità, quelle che sono la storia, e farlo in una terza lingua che è l'inglese. Questo è secondo noi vera integrazione.